Francesco Manfredi Selvaggi, responsabile ambiente della Regione Molise. Allora, parliamo di questo provvedimento che probabilmente partirà proprio lunedì prossimo per l'acqua. Oggi è un incontro in cui sono manifestate le volontà. Entro lunedì bisognerà acquisire le autorizzazioni che competono alla provincia di Campobasso, perché la normativa proprio nazionale prevede che l'autorizzazione agli scarichi è della provincia, la quale si dovrà munire del supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Sindaco, un importante provvedimento è stato presentato questa mattina anche per prepararsi all'emergenza idrica. Sì, per prepararci sperando che non arrivi. Finora, devo dire, la verità è stata scongiurata grazie ad una organizzazione complessa ma che ha funzionato, della Regione Abruzzo, che ha visto concorrere da un lato la diga di Chiauci, che ci è venuta davvero in grande soccorso quest'estate, un'attività tempestiva e concreta del CONIV, che ci ha già all'inizio di giugno aiutato ad evitare davvero un momento di grande difficoltà, e la Regione Abruzzo, che ha in qualche maniera coordinato le attività dei vari enti che si sono interessati, che si interessano di risorsa idrica, per aiutare il comprensorio ad evitare questo problema. Il CONIV va da un lato agito tempestivamente questa volta, perché è una misura che servirà appunto nel caso in cui dovessimo andare in sofferenza, e ha a mio avviso adoperato un impianto normale.